Buongiorno e bentrovati in diretta su TRG con l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, il nostro TG del mattino che come ogni giorno vi accompagnerà durante la giornata illustrandovi le notizie principali in edicola nei quotidiani di oggi. E come sempre dalle prime pagine scopriamo le notizie di oggi. Il Corriere dell'Umbria ci torna a parlare delle zone del terremoto e va a Castelluccio di Norcia, custodi del paese fantasma. Li vediamo nella foto, sono i militari, sono rimasti quattro alpini a presidiare il paese fantasma dove regnano la distruzione e il freddo polare. E ancora per la prima pagina del Corriere, adesso ufficiale, il sindaco di Girolamo è indagato, siamo a Terni, il primo cittadino ha dichiarato di aver ricevuto l'avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta turbativa degli appalti. E ancora il mistero dopo Spoleto, un pozzo caldo anche a Foligno e sul maltempo il rischio esondazione ancora da Foligno, il topino preoccupa. Siamo alla Nazione, dalla prima pagina nazionale, due rimandi alla nostra regione, Norcia protesta, restituiteci le nostre opere d'arte, l'inchiesta e le interviste del quotidiano La Nazione, si è costituito un comitato per proteggere le opere d'arte di Norcia e soprattutto chiedere che non vengano allontanate dal loro luogo d'origine. Perugia è Grillino, il politico con l'auto in sosta vietata, ho commesso un errore, così il consigliere Carbonari. E nella prima pagina interna si vede la fotografia e poi un titolo che parla di scippo, rabbia a Norcia, le nostre opere d'arte vengono deportate e sfruttate da altri. Gelo, il comune aiuta, i clochard, Perugia decide l'apertura notturna delle strutture CVA per accogliere i senza tetto. E ancora, vanno a comprare case e gli apre un pusher abusivo in zona Porta Pesa, così gli acquirenti avvisano i carabinieri. E ancora, al Serafico di Assisi, era in coma, ora sorride alla mamma, una bellissima storia che ha del miracoloso e che parla della cura con la quale al Serafico ci si prende appunto cura dei più deboli, di chi è in difficoltà. Il piano illuminazione, 18.000 lampioni, ancora aumentate le tariffe a Terni, il parcheggio costa di più. Maria Grazia Carbonari, 5 stelle, lo confesso, sono io il politico in sosta vietata. Prima pagina del Messaggero dell'Umbria, maltempo in fin di vita per scaldarsi. A Perugia un medico ustionato dall'alcol versato in una stufa per fare più calore. A Spello salvato un disabile, era bloccato in un'auto nel sottopasso allagato, crollano alberi e balconi. A Perugia oggi e domani non stop alle auto, stop alle auto inquinanti. Il centralino della municipale preso d'assalto per avere informazioni su questo che si tradurrà in un disagio per gli automobilisti perugini. La ricostruzione con il dopo sisma trovano posto inoltre 300 e poi Valnerina sotto zero, sfondate le tende, la neve sulle tende a Forsivo di Norcia, ne parla Ilaria Bosi, una situazione drammatica nelle zone del territorio. Intanto, per quanto riguarda il meteo, sono previste tramontana e nevicate a bassa quota nei prossimi giorni. Facebook in ufficio, gli enti si difendono con i muri. Regione, provincia e comune caccia al click selvaggio, non solo con i divieti. E poi moglie uccisa, una mail decide il processo dopo l'omicidio di Raffaella Presta ad opera del marito Francesco Rosi. Queste erano le prime pagine di oggi. Come sempre, l'approfondimento riguarda le cronache e l'attualità regionale, a partire dall'incontro di ieri che si è tenuto a Foligno, organizzato dalla Regione dell'Umbria, che era focalizzato sul tema ricostruzione per fare il punto sulla normativa ad oggi. Il commissario straordinario ieri, Vasco Errani, ha illustrato la sua strategia ai numerosissimi tecnici che erano presenti all'auditorium. Errani vuole correre, ricostruzione veloce. E saranno 322 i volontari che verranno impiegati attraverso i progetti di servizio civile nazionale. L'eccessiva burocrazia però rallenta le pratiche. L'architetto Giuseppe Bocci dice: ci troviamo di fronte
all'ennesimo modello di ricostruzione post-sisma. Intanto, in primo piano, gli effetti del terremoto. Siamo a Castelluccio di Norcia, restano 4 soldati nel rigido inverno del paese fantasma. I volontari del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria hanno effettuato un sopralluogo a Castelluccio di Norcia. E ancora nuovi progetti per Pietramelina. Gesenu pronta a ritoccare impianto e iter autorizzativo alla luce di norme nazionali del piano regionale. Dalla Val Nestore, Graziane Patalocco rispondono il commissario liquidatore e l'ex vertice della società pubblica proprietaria di molti terreni interessati dal sotterramento di rifiuti e ceneri. Siamo alla sanità e anche per la nostra Umbria parliamo di meningite, antimeningite, scatta la corsa alla vaccinazione. In Umbria più che raddoppiate le dosi, quasi triplicate le vendite in farmacia. E questa era l'attualità regionale dalle pagine del Corriere. Siamo alla Nazione, che ci parla dell'Umbria e ancora del terremoto. Sotto un aspetto per certi versi inedito, c'è la protesta di chi vorrebbe che i beni culturali delle zone del terremoto rimanessero proprio nelle stesse zone. Ridateci i nostri tesori. Norcia scippata del suo patrimonio, delle Grotti dice, opere sparse in giro per l'Italia. Delle Grotti è Lorenzo Delle Grotti, portavoce del Comitato per la difesa e il recupero dei beni culturali di Norcia. E affreschi e altari, segnala il comitato, sono ancora sotto le macerie. Ma la soprintendenza risponde: vogliamo solo proteggere i beni, squadroni dice, spostamenti temporanei, tutto tornerà come prima. C'è la promessa, l'intero patrimonio verrà restituito a Norcia appena sarà possibile. Segnala la Nazione anche l'immane lavoro degli angeli, il nucleo tutela patrimonio dei carabinieri, protezione civile, esercito e vigili del fuoco, che tanto si sono dati da fare, tanto si stanno dando da fare per mettere in sicuro queste inestimabili opere d'arte che raccontano il nostro territorio. Servizio civile, bando per l'assistenza ai terremotati, pronti 322 volontari. E ancora da Foligno, dal convegno che abbiamo visto all'auditorium dedicato ai tecnici per la ricostruzione, soldi enormi ci sono, la ricostruzione parte subito, così la presidente della regione Catiuscia Marini. E ancora per le cronache regionali, il PM vuole commissariare Gesenu, scatta l'appello, udienza in tribunale il 24 gennaio, i giudici decideranno sull'ingresso in azienda. E ancora Sassaroli, un altro ricorso contro i domiciliari e per la cronaca un medico è grave, ha acceso il camino con l'alcol, si è ustionato. Cronaca giudiziaria, dalla perizia alla mail del collega, così Rosi cerca di difendersi, moglie uccisa, abbreviato condizionato, no da procura. E parti civili, il secondo cellulare, dicono la procura e la famiglia, non è utilizzabile. Ancora per quanto riguarda le cronache relative alla nostra Umbria, madre sottrae bambini negli USA, giudice americano ordina il rimpatrio, minori contesi, dopo 2 anni il padre riesce a portarli a casa. La storia riguarda Leogubino, i piccoli torneranno a scuola, il tribunale ha sospeso la potestà alla donna. E c'è un approfondimento sotto questo punto di vista da parte della Nazione: 250 in Italia, bambini contesi, frutto di matrimoni misti, ben 23 casi al Tribunale per i minori quando il coniuge fugge all'estero. E tra le cose da fare, ci spiega la Nazione, c'è il rispetto e la considerazione degli accordi internazionali che esistono per tutelare i piccoli. Siamo alla regione, raccontata dalle colonne del Messaggero di oggi, in fin di vita per scaldarsi dal freddo. La storia arriva da Perugia, un medico settantenne è stato trasportato d'urgenza a Roma, ustioni gravi su oltre il 60% del corpo dopo essersi bruciato con la stufa. Crollano
Cornicioni alberi allagati Interland e provincia, siamo al meteo, CVA di Ponte San Giovanni e Madonna Alta aperti per i senza tetto. E ancora, per l'omicidio Presta, moglie uccisa, una email decide il processo e Facebook in ufficio, così si difendono gli enti. Ancora le cronache regionali dal Messaggero, post sisma, ricostruzione a burocrazia zero, summit a Foligno con architetti, ingegneri e geometri all'auditorium, San Domenico c'era anche il commissario straordinario Vasco Errani, il presidente della regione Catiuscia Marina ha detto ci sono gli strumenti per avviare subito gli interventi pubblici e privati. E la regione è nella morsa del gelo, un gelo che aumenterà nei prossimi giorni quando arriverà la neve anche a bassa quota, lo abbiamo già visto nelle previsioni, da Norcia a parte l'SOS, aiutateci. Andiamo a Montefalco dove ringrazia la nonna dei pacchi, sei nei cuori di tutti noi, Agnese Camilli, è stata ricevuta dal sindaco di Montefalco Donatella Tesei ieri mattina. Siamo ora agli approfondimenti dai territori e il Corriere dell'Umbria, l'apertura parla di Perugia, l'aria migliora ma lo stop al traffico resta, l'ordinanza antismog dedicata al traffico veicolare dunque avrà i suoi effetti anche oggi e domani e ancora i dati ARPA fanno rilevare i livelli di PM10 quasi al minimo storico, ma l'ordinanza non viene ritirata, multe e divieti oggi e domani. E ancora per Perugia gli avevano venduto un cane sordo, lancia, salsiccia al veleno per vendetta, le micidiali esche avrebbero ucciso tre animali in un allevamento. Omicidio Presta, la difesa di Rosi chiede una nuova perizia psichiatrica, slitta al 27 la decisione sul rito abbreviato sotto la lente dell'avvocato Modena, ci spiega oggi dalle colonne del Corriere dell'Umbria Maurizio Muccini, anche una particolare email. I legali di parte civile non ci stanno, quelle integrazioni dicono non sono rilevanti. E ancora, morte dell'architetto, l'inchiesta interna dopo colpevoli silenzi, l'avvocato della famiglia Pucciarelli punta l'indice, già nel febbraio 2016 fornite comunicazioni all'azienda. Il Turreno deve essere sempre aperto, l'intervista a Franco Ruggeri, direttore del Teatro Stabile e gestore del Morlacchi sul destino della struttura. E siamo al territorio assisano, un piccolo ospite torna a riconoscere la propria mamma. Il bambino di 3 anni era arrivato al Serafico dopo essere rimasto vittima di un gravissimo incidente. E ancora da Assisi l'appuntamento con la tradizione del piatto di Sant'Antonio, orgoglio di tutto il territorio, è entrato nel vivo il conto alla rovescia per l'evento. Maltempo, sottopasso allagato per le piogge, interventi in via Bulgaria e ancora a Bastia Umbra. Il PD rincara la dose su questione rifiuti e tariffe, critiche al fatto che le aliquote siano rimaste uguali nonostante l'impegno dei cittadini nella raccolta differenziata. Siamo a Città di Castello. Burri fa volare le presenze turistiche. Nel 2016 le opere e le mostre dedicate al grande maestro Tifernato hanno portato 28.904 visitatori. E ancora da Città di Castello a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, oggi pomeriggio alle 17 la presentazione del libro su Liberty in Umbria. Ancora a Città di Castello dove è possibile aderire al progetto Una scelta in comune, la campagna per la donazione degli organi attraverso una firma sulla carta di identità. Umbertide cambia il rapporto del comune con la gente, confronto sempre più diretto e costante in tanti a San Francesco per il primo incontro pubblico fra la giunta del sindaco Locchi e i cittadini. E ancora le domande di Castello cambia sulle mense scolastiche e siamo a Gubbio. Per Antichi Umbri e pista ciclabile si avvicina il giorno dell'apertura, il camminamento della gola del Bottaccione e l'asse che collega l'area ovest alla città sono pronti. Per il trasporto scolastico extraurbano in arrivo contributi, il club alpino italiano, gli specialisti di buio verticale al lavoro riportati alla luce reperti
di 600 anni fa. Una segnalazione di un interessante convegno, perché al complesso di San Pietro si parla dei metodi per trasformare l'economia. Appuntamento alle 16.30, l'incontro è titolato Modelli di economia alternativa, un metodo per trasformare l'economia. A Gualdo Tadino sarà domani una domenica speciale, perché la città si ferma per onorare il suo patrono, il Beato Angelo, e tutta la comunità si ritroverà per le iniziative religiose e civili in programma. Intanto oggi alle 17.30 si rinnova l'offerta dell'olio per la lampada situata nella cripta. Porta San Martino, ancora Gualdo Tadino, cambiamo argomento e parliamo di giochi delle porte, accoglie con un applauso la nuova priora. Si tratta di Eleonora Giovagnoli, che affiancherà Andrea Farinaccio alla guida dei portaioli giallorossi. E per Nocera Umbra il maltempo non dà tregua, a rischio esondazione il fiume Topino e i torrenti, frane sulle strade e interruzione di energia elettrica. Ancora Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il primo cittadino, è tra gli eletti nel nuovo consiglio provinciale. Le congratulazioni dalla sezione del PD. Foligno, il Topino sotto stretto controllo, come preoccupano c'era dunque preoccupa anche la città che attraversa. Il fiume ha raggiunto i livelli di guardia, protezione civile, polizia municipale in allerta, chiusi tutti gli accessi. Intanto a Spello una donna e un ragazzo disabile sono stati bloccati nel sottopasso allagato, l'intervento dei vigili del fuoco. Insulti e minacce, a rischio il concerto di Bello Figo al Supersonic, sicurezza in pericolo. Gli organizzatori hanno già segnalato il caso alle forze dell'ordine lunedì, l'incontro per decidere se annullare la data dell'esibizione del rapper di colore. Nonna Agnese ricevuta dal sindaco Tasei, grazie ad Affari Tuoi ho realizzato un sogno, 12 provini prima di essere scelta a 87 anni, ero diventata, dice, la mascotte della trasmissione. E ancora la radio entra in classe, studenti protagonisti, il progetto realizzato dall'associazione Green Stage, questa mattina prima lezione al liceo classico di Foligno. Siamo ai territori della nazione che da Perugia racconta la storia della casta in divieto dell'auto blu di un consigliere regionale che è di una grillina. Il tagliando contestato era stato esposto in Piazza Danti, nel riquadro la foto di Maria Grazia Carbonari che dice: scusate, ho fatto una sciocchezza, dovevo solo sbrigare una commissione in uno studio legale ed ho sbagliato. E ancora, quegli strani pass della regione, non so davvero a cosa servano, dice Donatella Porzi, la presidente del Consiglio regionale. E ancora, il consigliere collega si scatena, il capogruppo del Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro, la Perugia dei due pesi e due misure. E non ignorava che la persona in divieto fosse una collega di partito. Di nuovo il gelo, occhio ai clochard, il comune ne dispone l'accoglienza, aperte di notte le sedi CVA di Madonna Alta e Ponte San Giovanni. Ancora a Perugia in 18 mesi arrivano 30.000 lampioni, ecco il nuovo piano illuminazione, risparmio da 3 milioni in 9 anni, ma qualcuno storce il naso. Assisi viveva in uno stato vegetativo, ora a 3 anni sorride alla mamma, il miracolo al Serafico, ha funzionato la terapia riabilitativa. Ancora Assisi, gli insegnanti del convitto vanno a scuola in Inghilterra, a Bastia piove e il sottopasso si allaga, il comune pronti a rifare la condotta. A Gubbio una casa cura i disabili psichiatrici, grande passo di civiltà e rispetto, residenza dell'ASL aperta nel complesso di San Benedetto. E dalla Rocchetta lo statuto da rivedere, comunanza agraria, all'ora della verità è stata convocata all'assemblea. A Gubbio sulle telecomunicazioni a banda larga, Go Internet velocizza le Marche, l'azienda Umbra vince la gara nazionale. Record di visitatori per Città di Castello ai Musei Burri, nel 2016 sfiorate le 29.000 presenze, uno su tre straniero, soddisfazione da parte della fondazione. E c'è anche a Città di Castello la possibilità di dire sì alla donazione degli organi nella carta di identità. Ancora Castello, un'app per pagare le tasse, ora il comune investe in tecnologia, realizzata la videosorveglianza con 26 telecamere nel centro storico.
E poi Umberti dell'attacco di Orazzi, di Umberti De Cambia, pista di pattinaggio all'ex Tabacchi sul comune degli Strali dell'opposizione. Per la cronaca, la tragica fine di un settantenne aveva ingerito l'acido muriatico e dopo 3 giorni di agonia è morto. Foligno, bufera per Bello Figo al Supersonic, la città si spacca, insulti e minacce. Il gestore dice si è creato un clima di grande tensione, forse. Salta tutto. Caos Falchetti, gli ultras scendono in piazza, meritiamo rispetto, dicono. E per la raffica di guasti alla rete idrica, VUS scende in campo. Ancora da Foligno, Foro Boario, finalmente la rotatoria, ma le situazioni critiche restano. L'ex consigliere Mancio analizza la viabilità cittadina. C'è questo strano caso di acqua calda che esce dal pozzo, il fenomeno si ripete. Subito i sopralluoghi. È successo questa volta a Icciano, nello Spoletino, è accaduto anche nel Folignate. I territori dal Messaggero dell'Umbria, siamo in apertura a Perugia, allarme rifiuti abbandonati a San Marco e Cenerente. Alla Forcella dopo la cisterna di Eternit spunta fuori una montagna di detriti, stendini e appendi abiti buttati nel bosco a 2 passi dall'isola ecologica, davvero un segno di inciviltà. Stop alle auto, preso d'assalto il centralino dei vigili urbani, lo stop per oggi e domani nel centro urbano di Perugia e a Ponte San Giovanni, non potranno circolare i motori Euro 3 e i più vecchi. E poi il caso Carbonari in divieto con permesso del Consiglio. Il consigliere 5 Stelle. Illuminazione, nuovi 27.000 punti luce in 18 mesi. Il comune di Perugia svela le carte dell'appalto ai francesi di Citlum, ma c'è chi dice no. E su Agriflora, ordinanza contro opere abusive, si muove il comitato, il comune, ma il comitato antipuzza va all'attacco, troppi silenzi. Ancora i territori dalle pagine del Messaggero Tevere, la situazione del biondo fiume è ancora un giallo da Umbertide a Città di Castello. L'assessore Cecchini dice dalle analisi non è emerso nessun elemento di danno all'ecosistema fluviale, ma per i pesca sportivi i problemi ci sono. E a Umbertide è morto l'anziano che aveva ingerito l'acido. A Gubbio, politica, il PD resta nella bufera, congresso e segretari a Passeri congelati. Ancora Castello, il ciberparroco organizza un concorso online e siamo alla Valle Umbra, a Foligno e a Spoleto. Bomba d'acqua, disabile salvato in un sottopasso, a Spella autobloccata, arrivano i pompieri, a Nocera Umbra strade interrotte e frane, a Foligno finiscono sott'acqua alcuni locali della biblioteca, Topino gonfio e allagamenti. Per il Giro d'Italia intanto si muovono i sindaci del Sagrantino e poi c'è il caso dell'arrivo di Bello Figo per il rapper, minacce e polemiche. Oggi i tifosi del Foligno saranno in piazza, l'appuntamento è fissato alle 16 a Porta Romana, da lì dovrebbe muoversi un corteo lungo Corso Cavour fino a Piazza della Repubblica. E lo slogan è lo stesso che nei giorni scorsi è apparso anche sui social network, Foligno merita rispetto e si muove l'associazione Folignalità. E ancora per le pagine che riguardano l'Umbria, chiudiamo con la rassegna dell'economia e della cultura. Lavoro, se non cambia subito la politica economica rischiamo di annegare, lo dice il presidente di IRES CGIL Bravi, allarmante. Spiega dal Corriere dell'Umbria il calo degli occupati. Intanto Ryanair cerca personale. Il 9 febbraio la tappa dei colloqui a Perugia e per le comunicazioni, frequenze, Go Internet si aggiudica una gara. Questa era l'economia del Corriere. Per la cultura, da Faccio Cose vedo gente al film con Mickey Rourke, l'intervista a Deborah Cattoni, l'attrice originaria di Assisi, che a Sabrina Busiri Ricci parla di questo film con la stella
di Hollywood. E ancora il signore della tastiera Christian Zacharias al Teatro Morlacchi per la stagione degli Amici della Musica, domani un gradito ritorno del grande interprete. Siamo alla Nazione e alla sua pagina di economia. In un anno persi 15.000 posti per i giovani, è un dramma, l'analisi di Sgalla, CGL, manifatturiero e turismo, settori KO. Sulla recessione parla Recchioni, penalizzata la fascia appenninica. E ancora per le pagine della cultura siamo al Messaggero, appuntamenti e cultura, e dunque si parla di Iuri Fortini, 28 anni, un perugino già calciatore, ora ballerino consacrato per bravura in Germania, ha raccolto fondi per gli sfollati di Norcia. Burri, museo da record, e a marzo un polo della grafica, e a Corciano questa sera entra in scena l'uomo perfetto. E questa era l'ultima notizia della prima parte della nostra rassegna stampa. Come sempre torneremo fra poco dopo una brevissima pausa e faremo la seconda parte della rassegna parlando di sport. Non